rubriche. Bella Italia! In questo nuovo appuntamento il nostro viaggio nella Bella Italia ci porta sulle nostre bellissime vette, esattamente in questo caso a Madonna di Campiglio, detta la Perla delle Dolomiti. È il luogo ideale per trascorrere una vacanza in montagna, nella rigogliosa Val Rendena, con il gruppo del Brenta a est e quello dell'Adamello e della Presanella a ovest. Situata a 1550 metri d'altitudine, Madonna di Campiglio è un paese raffinato ed elegante, tra le più importanti stazioni sciistiche dell'intero arco alpino. Villaggio fondato da Giambattista Righi di Strembo, la sua trasformazione si deve a Franz Joseph Ostenreicher, che la innalzò a ricercatissimo luogo di soggiorno per la nobiltà e la ricca borghesia austriaca. Tra il 1889 e il 1894 ospitò infatti più volte anche la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe. Oggi la località turistica presenta ancora quell'animo mondano, ma al tempo stesso sobrio delle origini, fatto di alberghi eleganti e ricercati, di negozi alla moda e di botteghe tradizionali. Ancora oggi, passeggiando fuori dal centro abitato, ci si può immergere in una varietà di laghi, ruscelli, malghe e rifugi dal sapore antico. L'area sciistica di Madonna di Campiglio vanta 57 impianti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste. Famosissima, tra le piste di sci nordico dell'area, la 3-3, in cui si tiene una delle gare di Coppa del Mondo tra le più prestigiose. Nata nel 1948 dalla fantasia di Rolly Marchi come tris di competizioni, slalom, gigante e libera, attualmente vi si tiene a cadenza biennale solo la gara di slalom, una delle competizioni di questa disciplina più spettacolari dell'intero Circo Bianco. Luogo ideale anche per lo snowboard, con l'Ursus Snow Park, che è considerato una delle aree migliori d'Europa. In zona Grosstè, di fronte alle splendide Dolomiti di Brenta, la conformazione del terreno si presta infatti particolarmente alla realizzazione di salti e circuiti per i principianti e gli esperti di ogni livello. La località è attrezzata anche con 22 km di piste di fondo in zona Campo Carlo Magno. In estate, gli oltre 50.000 ettari del Parco Naturale Adamello-Brenta e i 450 km di sentieri di montagna offrono incredibili suggestioni, da percorrere a piedi o in mountain bike, godendo dell'aria frizzante delle abetaie e l'incanto dei boschi di larici. Infine, nella Perla delle Dolomiti, durante il mese di febbraio, rivive la fiabesca epoca della principessa Sissi e dell'imperatore Francesco Giuseppe, con il Carnevale Asburgico, che ci riporta in auge cortei in costume, il Gran Ballo dell'Imperatore, spettacoli pirotecnici e fiaccolate imperiali in una magica rievocazione dell'antica corte asburgica. E per il momento è tutto. Vi ricordo che potete rivedere questo appuntamento sul nostro canale YouTube e anche sul canale web dedicato proprio a Belle Italia. Grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima. Noi siamo Giornale Radio. Trasmettiamo notiziari aggiornati ogni 15 minuti, senza commenti e opinioni. Scarica la nostra applicazione.